Ciao a tutti amici, oggi recensiamo quest'autoradio JVC KDR871BT acquistata su Amazon al prezzo di 89,95€. È un'autoradio con viva voce integrato, come possiamo vedere qui le varie funzioni. Abbiamo un hands-free audio streaming, music playback for Android, connessione USB e AUX per i dispositivi per collegare direttamente i dispositivi tramite il jack da 3,5 mm, riproduce MP3, VMA e FLAC, due pre-out e un equalizzatore con ben 13 bande. Allora, è un autoradio con un amplificatore MOSFET 50x4 e andiamo ad aprirla, vediamo come si presenta. Allora, all'apertura abbiamo certificato di garanzia in russo, lo spinotto adattatore, abbiamo le chiavette per l'installazione barra rimozione, troviamo il microfono per il viva voce Bluetooth che sarà poi da posizionare, apriamolo, vediamo un po' come è fatto. Eccolo qui, abbiamo il microfonino dotato di adesivo da incollare e poi tiriamo fuori l'autoradio vero e proprio. Anzi, togliamo prima i manuali che ci consentono di rimuovere la radio in maniera più facile, ben protetta dal polistirolo. Ed eccola. Qui abbiamo un bellissimo frontalino estraibile, come possiamo vedere, dotata di lettore CD MP3 come dicevamo prima, porta USB e le connessioni posteriori. Abbiamo lo spinotto fusibilato e in più abbiamo front e rear left and right. Non ci resta che installarla e vedere come si presenta nella fase di utilizzo. Ecco, dopo l'installazione adesso siamo alla prova di funzionamento. Vi ricordo di verificare che alcuni veicoli, come indicato nel manuale, richiedono l'inversione del cavo giallo con il cavo rosso. Inoltre, come avete potuto vedere dalle foto, se non verificate prima la vostra auto, verificate di acquistare anche lo spinotto per l'antenna, in quanto nella confezione non è presente lo spinottino da attaccare tra la radio e il cavo. Ok, passiamo alla prova di funzionamento. Accendiamo la radio, che si presenta con una bellissima luce blu, un display molto interessante e molto luminoso. Allora, proviamo direttamente la USB, l'amplificatore MOSFET fa il suo lavoro, ovviamente merito anche magari dell'impianto dell'autovettura. Abbiamo, come dicevamo nella prima fase della recensione, un equalizzatore da ben 13 bande, cioè ci permette veramente di settare le impostazioni audio della radio a nostro piacimento. In più, grande comodità, l'USB da 5V, come possiamo vedere, ha anche un'uscita da 1,5 A, quindi da utilizzare eventualmente anche come caricabatteria. Allora, la radio si è spenta perché la vettura è andata in modalità risparmio energetico, la riaccendiamo e passiamo all'FM. FM che devo dire riceve molto 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 bene. Andiamo su RTL. Il menu è solo in inglese, ma è molto semplice e intuitivo, e ottima anche la funzione del viva voce Bluetooth che adesso andremo a provare. Proviamo a fare una telefonata e sentiamo l'audio. Ovviamente bisognerà passare un po' il microfono, in quanto bisogna posizionarlo. Io l'ho posizionato nella parte alta della vettura. Ed ecco, vediamo dialing. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone. Abbiamo provato il 190. Per la telefonia mobile, digita 1. Come sentiamo, è molto chiaro e riceve molto bene. Inoltre, grande comodità, al momento dell'associazione del vostro dispositivo farà anche la sincronizzazione dei contatti, in questo modo riuscirete a vedere chi vi sta telefonando. Quindi il mio voto finale è di 5 stelle, in quanto a un prezzo irrisorio veramente di 88,90€ ci portiamo a casa un dispositivo veramente completo e molto funzionale. Ciao a tutti!